Sono Luca, ho 24 anni e studio chimica alla Sapienza. Sono Rebecca, ho 23 anni e studio scienze politiche alla Sapienza, all'Università di Roma. Io sono Piotr, ho 22 anni, studio ecobiologia in particolare, la laurea magistrale alla Sapienza. Mi chiamo Emanuela, ho 26 anni, mi sono laureata in filosofia e adesso, diciamo, cerco di fare la giornalista. Sono Maria Chiara Guidaldi, ho 26 anni, studio giurisprudenza e con l'associazione Unione Giovani Indipendenti ho aperto lo scaffale ambientalista. Lo Scaffale Ambientalista nasce da un progetto dell'associazione Unione Giovani Indipendenti, un'associazione attiva ormai dal 2005 sul territorio di Colleferro, composta da studenti, e quindi avevamo l'esigenza sia di continuare a perseguire il nostro percorso di studio, avere quindi un momento dedicato allo studio ognuno delle proprie materie, ma anche l'esigenza di vederci e di continuare a fare nostre attività, quali la redazione del giornalino Terra Terra che distribuiamo nel paese, o comunque la traduzione dei dati epidemiologici, e rendere tutto più fruibile alla collettività. Questo è un luogo storico della città di Colleferro, è un edificio morandiano che era da più di un decennio ormai dismesso, non utilizzato dal comune di Colleferro, e abbiamo deciso di presentare di fatto un progetto che lo andasse un po' a restituire alla cittadinanza. Si sta proponendo e funziona come luogo di incontro non solo tra ragazzi, che ovviamente vengono qui e trovano un luogo dove poter studiare in tranquillità, ma anche perché chiunque vuole, diciamo, voglia rendersi un cittadino più consapevole di quelle che sono le tematiche ambientali, può venire qui ed informarsi. Penso che questo luogo possa stimolare le persone a impegnarsi per l'ambiente e soprattutto a educare le persone. Essere un ambientalista oggi significa sicuramente mettersi alla prova, nel senso che adesso è sicuramente una tematica che è tornata, diciamo, in voga, vista comunque l'urgenza di porre rimedio comunque ad una situazione ormai drammatica, e che se non vengono posti degli argini adesso ovviamente non ci sarà un futuro per il pianeta. Ma allo stesso tempo lo siamo diventati comunque quando ancora non era, diciamo, di moda essere un ambientalista, quando venivamo comunque definiti come degli allarmisti. Il consiglio che posso dare forse è un po' banale, cioè quello di studiare e approfondire gli argomenti, approfondire le tematiche, perché comunque ci ritroviamo sempre a trattare argomenti davvero complessi. A fare ambientalismo non può fermarsi a scendere in strada. Fare rete è la soluzione, ed è sicuramente il modo per farsi sentire di più. Questo è un luogo dove le idee non solo circolano, ma si contagiano l'una con l'altra. Tre parole chiave per un ambiente più pulito. Risparmio, riutilizzo e parsimonia.